giorno. Ecco un altro video della mano che non tace mai. Questa volta vi voglio parlare di alieni, extraterrestri provenienti da mondi lontani e del perché non comunicano con noi, ovvero vi parlerò del paradosso di Fermi. Ma prima di tutto, perché si chiama paradosso di Fermi? Il fisico nato a Roma e poi naturalizzato negli USA, Enrico Fermi, fu infatti il primo a chiedersi come mai, se la probabilità che ci siano altre forme di vita nell'universo è molto alta, non abbiamo ancora ricevuto un minimo segno della loro esistenza sotto forma di segnali radio, segnali laser o quant'altro. Secondo quella, che a molti è nota come l'equazione di Drake, immaginata dall'astronomo Frank Drake, vi è una gran quantità di pianeti abitati e tra questi molti hanno forme di vita in grado di sviluppare una tecnologia. Tenendo conto del fatto che esistono stelle e di conseguenza sistemi solari molto più antichi del nostro Sole e del nostro sistema solare, dovremmo ricevere segnali intelligenti con una frequenza tale da non sapere con quali intraprendere una conversazione, per quanti sono. Purtroppo però la realtà è un'altra. Eh già. Il progetto SETI, che impiega numerosi scienziati e radiotelescopi in tutto il mondo, ha scandagliato i cieli per decenni. E si stima che tra 50 anni, se non avremo rintracciato almeno un segnale, avremo chiuso con la ricerca di segnali radio e dovremo inventarci qualche altro stratagemma, perché evidentemente gli extraterrestri, sempre che esistano, sono inclini ad usare altri sistemi di comunicazione. Ma quali potrebbero essere le ragioni per cui non intercettiamo nemmeno un pianeta che trasmetta un segnale in modo che sia possibile identificarlo come frutto di un'intelligenza aliena? Prima di tutto bisogna dire che le difficoltà non mancano. Se il segnale fosse trasmesso da un pianeta in orbita attorno a una stella, che ruota su se stesso, riceveremo porzioni di segnale solo per quell'attimo in cui siamo perfettamente allineati con la stazione che trasmette quel segnale. Dopodiché, per effetto della rotazione di quel pianeta, riceveremo altre fonti e sarebbe difficile distinguere un segnale del genere da una delle tante fonti radio naturali, che oltretutto sono molto più potenti e pertanto probabilmente coprono eventuali segnali più deboli di origine aliena. In definitiva, stiamo ascoltando qualcosa di lontanissimo che non è mai nella stessa posizione e che viene perennemente disturbato. In queste condizioni riusciremo mai a comunicare con una forma di vita aliena? Probabilmente no. Ma se solo riuscissimo a individuare un unico segnale coerente e compatibile con una fonte tecnologica, il nostro modo di vedere l'universo cambierebbe in un istante. Abbiamo però un modo per poter sperare in un maggiore successo, ed è inviare noi stessi dei segnali ad una potenza sufficiente da poter essere captata dalle profondità dello spazio. Sarebbero gli alieni a rintracciare noi, sperando ovviamente che non vengano da noi per mangiarci. Perché, come ha detto il famoso fisico Stephen Hawking, non è affatto certo che eventuali visitatori alieni siano per forza amichevoli. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, guardate gli altri video della serie La Mano Morta e anche i video di Milano Misteriosa, anzi, guardate tutti i video di questo canale, sono tutti belli. Poi, se volete darmi una mano, iscrivetevi al mio canale e commentate questo video sotto il video dove c'è la possibilità di scrivere un commento, qualsiasi cosa, e mettete un pollice in su che non fa mai male. Grazie di avermi seguito fin qui e ciao al prossimo video.